Buon tempo! Perché non sapevo se dire giorno, sera o notte, quindi buon tempo. Buon no? tempo. Come le piano vedete, esatto. Le fanno ancora? No. Penso di sì, sì. Ok, io ce l'avete la tastierina, buon tempi. Io ho ben due, una l'ho spaccata, ho pure di usarla e poi ne ho comprato un'altra. Come la usavi tu questa? Facevi la rockstar alla fine, la spaccavi a calci. No, proprio comunque il mio nome è Shoot Hazy. Io sono Fabiana. Questo è Parliamone. Siamo come una radio praticamente, quindi voi potete ascoltarci mentre vi radete una parte del corpo random. Il gomito. Quella che volete. Inutile. Diana Cavalli. Serie TV. Un solo aggettivo per descrivere le vostre serie TV preferite. GOT, che è Game of Thrones, Breaking Bad, eccetera, eccetera. Ah, non deve essere epico. Quindi un solo aggettivo per descrivere le vostre serie TV preferite. È difficile. Allora. Però facciamo... prima dobbiamo dire quali sono le nostre serie TV. Diciamo, preferite. Ne prendiamo 4. 4? A testa. Se no, non finiamo più. Ok, sì, fatto. Allora, io prendo Game of Thrones. Non deve essere epico. Game of Thrones. No, ma io non so gli aggettivi. Io non so usare aggettivi. Dai, inventa suoni. Game of Thrones è avvincente. Bravo. Breaking Bad è ansiogeno. Scrubs è divertente. Spassoso. Spassosetto. E poi un ultimo che non so cosa sto guardando. Sons of Anarchy, l'hai iniziato a guardare? No. Stavi guardando Continuum? Continuum, come avevo potuto dimenticare Continuum. Continuum è Continuum è attuale. Ok. Va bene. Io sono molto più vintage nelle mie serie preferite. Allora, la prima è Alias. L'avevo parlato un sacco di volte, però è la mia serie in assoluto preferita. Aggettivala. Devo aggettivarla. Super intrigante. Ok, che è un aggettivo. È intrigante. È intrigantissima. È intrigante. Ma non in senso sessuale, ovviamente. Ok. Perché è una storia di spie, quindi non avrebbe senso. Adesso tutti invece, nessuno ci aveva pensato, ma io ora sto pensando ecco, in senso sessuale. Perfetto. Va bene, poi poi tiriamo fuori gli scritti dall'armadio. La mia seconda serie preferita è Una mamma per amica, altrimenti detto Gilmore Girls, la regia ride. Gossip Girl, no? No, Gilmore Girls. Gilmore Girls, una mamma certo, per amica. Non so perché ho detto Gossip, non ho mai visto Gossip Girl. Al contrario, Gilmore Girls. Ah, le guardavi anche tu. terapeutico. Ah. Perché okay. Il fatto che parlassero un casino per me era tipo flusso di coscienza, svuotare la testa, molto molto bello. Poi, oddio. Io ho un'immagine tristissima di me che guardo... presente JD quando parla di Scraps, quando parla di sì. Lorelai, ma cosa fai? E io ero più o meno così quando... Lorelai è un modello di vita, ricordiamolo sempre. Sì. Ok, no, non oso. E poi, vabbè, Doctor Who. Come lo definisci Doctor Who? Cazzo, è difficile. È cazzo. È bellissimo, posso dirlo, è bellissimo. Okay. E poi vabbè, cos'è che mi scimmia molto? Adesso sto guardando Supernatural da dipendenza. Da dipendenza? Da dipendenza. Tipo Lost? No, molto molto di più, perché ti affezioni ai personaggi è la fine. Quando ti affezioni ai personaggi è la fine. Quindi 4 serie sono finite, ne avremo anche altre, tipo i Bobo Bobs. Esatto, Peppa Pig. Peppa Io non l'ho mai visto una puntata, però so cos'è Peppa Pig. Io l'ho guardato e boh, mi fa anche abbastanza ridere. Sì? Sì, è simpatico. Un cartone animato, mentre tu scegli la domanda, dico questa cosa. Non so se l'avevo già detto, che a me piace moltissimo. No, non lo puoi scegliere. Ok. È Ovino va in città. Qui io continuo a parlare questa cosa. Aspetta, è vero. Era bellissimo. Praticamente era la storia di una pecora che, boh, aveva. Un gruppo di militari la voleva utilizzare come arma. Boh, tipo, super arma. Faceva. Era solo demenziale, faceva super ridere. Ah, sì? Non Excel Saga, che era fantastico. Excel Saga. Cazzarola, che bello. Ok. Jacopo Ramella. La routine rovina le cose? Vivere nello stesso contesto e fare le stesse cose per anni rende tutto meno stimolante? Sì. La risposta non può che essere sì, ma la routine devi saperla anche variare tu. A meno che tu non sia una persona molto molto statica, ma è difficile, hai diversi interessi, non fai sempre le stesse cose nello stesso modo, però certe persone purtroppo si ritrovano, vuoi anche per tempo, insomma,
a fare la stessa cosa e si impallano da morire. Io penso che la routine sia anche un concetto molto interessante sotto l'aspetto... Non se ne parla mai della routine. L'altro giorno stavo ascoltando un podcast dove c'erano i conduttori che stavano parlando di delle storie d'amore, no? E dicevano, l'amore, quando è descritto tipo nei romanzi e nei film, è sempre l'attrazione, è sempre il momento iniziale. Non è mai poi il... Loro dicevano commitment, come si dice in italiano? L'impegno. L'impegno che una relazione ha bisogno, della quale una relazione ha bisogno per crescere, no? Che è la parte più pallosa ovviamente da raccontare, perché è un processo complesso, no? L'impegno in una relazione. E poi è costante, nel senso che ogni giorno c'è una piccola parente che devi affrontare. Sì, non è ovviamente bella raccontare come, oh, ci siamo appena conosciuti, balliamo il tango. Cioè, raccontare una relazione di 6 anni non è come raccontarne una che è appena... iniziata con questo gesto, così, no? Come Fonzi. Perché sto dicendo questa cosa? Perché secondo me sarebbe... è che non lo puoi fare in modo interessante, però sarebbe un po' interessante affrontarlo anche a livello... No, non ti sto capendo. A livello, che ne so, televisivo, non se ne parla mai, no? Quindi vabbè, ogni ci volta... sono dei film, ad esempio, sul film cinematografici, proprio, no? Per la TV, anche con grandi nomi che parlano di persone che stanno insieme, boh, fai 30-50 anni e cercano di reinventare la propria storia, per ravvivare il rapporto. Una cosa molto importante, secondo me, è avere ognuno i propri spazi, vedi? Ma, nel senso, routine, ma non solo di coppia, routine anche di amici... persone che vedi spesso, sì, colleghi di lavoro, anche la tua famiglia se vivi ancora con i tuoi. È importante avere i propri spazi in cui nessuno entra per poterti proprio rigenerare e sentirti te stesso al 100%. Questo lo sapevo perché tu condividi costantemente i fumetti che fanno vedere questa su Facebook, che fanno vedere questa cosa. No, io sono un caso particolare, tipo squilla il telefono, oh mio Dio, non voglio rispondere, non sono pronta! Anch'io ce l'ho questa cosa del telefono, lo sai, io non sono particolarmente introverso, però questa cosa del telefono ce l'ho. Questa cosa del telefono, quando ero bambina mi ricordo che era un incubo, non volevo mai rispondere al telefono, perché, mai. Sì, è una cosa un po' intrusiva il telefono, non so, forse perché sono cresciuto non dovendolo utilizzare, quindi poi quando ho dovuto utilizzarlo molto a lavoro, perché rispondevo al telefono, era fastidio, forse lì no, perché avevo già Forma Mentis che ero lì per rispondere al telefono, però quando magari stai facendo altro ti chiamano. Sì, ma se sai che uno ti deve chiamare, metti alle 8, ti chiamano, ok, va bene, ma se tipo stai facendo gli affari tuoi e ti chiamano al telefono... Devi avere una conversazione. Lì, panico, tipo, oh mio Dio, no, ok. Allora, devo prendere la domanda? Non mi ricordo, ma ormai sì, vorremmo sapere a che minuto siamo, ma non ha importanza. Cos'è quello, Candy Crush, Candy Crush. L'ha tolto. Ma perché internet è il dominio l'internet. Dei gatti? L'internet è il dominio dei gatti. Quando è incominciato a esserlo? Allora, c'è una teoria su questo. Ah, io non lo sapevo, dici tutto. Cat people loves internet people loves cat because dog people actually have to leave home. In effetti potrebbe essere. Cioè le persone, è strano doverlo tradurre, ma sono sicuro che qualcuno serve. Alle persone di internet non piace uscire di casa, quindi gli piace il gatto che sta in casa. Invece il cane per forza devi ti obbliga. Fuori. Sì, ti obbliga ad uscire almeno un po'. Secondo me è che i gatti sono più pucciosi dei cani? Sì. Però il mio cane è un esempio contrario a questa cosa. Ma infatti è strano che io possa avere delle relazioni con un cane. Perché è molto strana sta cosa. Mi sono più abituata ai gatti. Il mio è un cane che è convinto di essere un gatto. Ah, capisco. E questo è il motivo. Comunque, secondo me è una questione di... Boh, è che effettivamente a più persone piacciono i gatti, poi fanno cose fondamentalmente molto più stupide dei cani. Perché hanno un modo di ragionare un po' diverso, i cani sembrano un attimino più razionali. Mentre i gatti, ne fanno di tutti i colori. Sono forse per quello? Sì, sono più buffi. E poi i micro cappellini. Ai gatti, vuoi mettere il micro cappello, il tipico. Nei Vine cioè è diventato di nuovo la moda dei cani e gatti, è esplosa con Vine. Adesso Vine è di nuovo pieno di sta roba. Io penso che la risposta sia davvero quella. Il gatto lo prendi, gli fai la foto, che sta là. Invece il cane viene Sì, infatti vuole giocare, sì. Si agita, fa cose. Prendiamo un'altra domanda. Mamma, prendiamo un'altra domanda. Sì. Sì, c'è tempo, sì. Abbiamo largamente. Tango far. Cosa ne pensate dei sogni lucidi? Vi è mai capitato di farne uno? Allora, io ho scoperto pochi minuti fa che i sogni lucidi non sono quelli che pensavo che fossero. Cioè, sono quei sogni in cui tu sei in teoria in fase REM, ma riesci comunque a gestirli. Sai che sei nel sogno e riesci ad agire. E io non ne ho mai avuto.
Non hai mai avuto? No, perché comunque gli unici sogni in cui riesco ad interagire un minimo sono quelli che ho nel dormiveglia quando mi sto svegliando. Mm-hmm. Quindi io immagino quindi di averli, no. Perché poi ogni volta che io dico no, sogno poco, la gente mi dice sempre no, sogni molto ma non ti ricordi. Quindi io sogno un casino, questo sì. Però sì, io sì, non sì. Sogno moltissimo e non credo di aver appunto mai avuto. Io non posso, io sono sempre uno spettatore quando sogno. Vedo sempre le cose, alle volte le vedo addirittura in terza persona, mi vedo in terza persona. Io sono sempre qualcun altro. Come sono sempre qualcun altro? Sono sempre qualcun altro. Non sono mai io, capito? Infatti, per esempio, sono tipici sogni, li faccio spesso, nei quali succede qualcosa e io non posso correre. Ah, quello mi è passato. Tipico, no? Oppure cado in acqua e non posso nuotare, sono in macchina e non posso guidare. Perché, boh, perché non ho mai, non posso mai decidere. Che palle. Psicoanalizzatemi. A me non capita più, però prima mi succedeva di sognare, tipo, oppure di cadere, cavolo, quando ero bambino. Sì, cadere anche a me. Di cadere. Anche a me succede orribile. Ancora. L'effetto di Però è strano, cioè deve essere un'esperienza interessante quello di poter interagire. Ma credo ci sono delle persone che studiano per fare questa cosa, cioè ci sono dei modi per indurre i sogni lucidi, che io sappia. Ma vabbè, ma che palle, se non puoi rilassarti neanche di notte, lascia fare il tuo cervello. Boh, fateci sapere voi se avete avuto dei sogni lucidi, se li sapete controllare, se vi piacciono le mele, insomma fateci sapere queste cose. E le forbici. Ci vediamo domani, o dopo, ci vediamo su internet.